Eccoci e bentornati sul mio canale. Riprendiamo con Assassin's Creed Unity. Nel momento, o meglio, nel momento appunto che non siamo stati collegati, quindi non stavo registrando, ma stiamo riprendendo adesso appunto con il walkthrough del gioco, ho fatto un po' di potenziamenti, soprattutto per quanto riguarda le armi. Ho comprato un martello devastante che costava 1000 e c'è un danno veramente elevatissimo rispetto a quella spadina che c'avevo io, quindi cominciamo un attimo a potenziare il nostro personaggio. Ho potenziato e ho comprato anche una bella pistoletta. A proposito, vediamo un po', andiamo da questo che vorrei comprare. Oggetti con gas, bomba, medicina, le devo comprare, riempi tutto, perfetto, 5 medicine, che se no so cavoli, perfetto. E oltre ai potenziamenti di armi e... no, principalmente armi, dobbiamo salire, che siamo nuovamente qui nel nostro raduno degli assassini. Ho fatto anche un potenziamento alla salute, eccoci qua, che era ora, perché adesso mi sembra ho pelle qualcosa, quindi nel senso resisto meglio ai danni. I fedeli hanno trovato un corpo a Notre Dame. I burloni lo chiamano il penitente. Dunque giustizia è stata fatta? Non del tutto. Sivera aveva un complice la notte della morte di De La Serre. È stato lui a ucciderlo. Questo solleva molte domande. Che hai scoperto? Lavorava con un uomo chiamato Roi de Thun. Il re dei mendicanti. Ne sei certo? Lo conosci? Di fama. I mendicanti gli versano tributi. Ma quell'uomo è un fantasma. Abbiamo mandato 3 assassini a cercarlo. 2 non hanno trovato tracce. Il terzo è scomparso. Lo troverò. Sivera ha incontrato un suo tirapiedi. Lo devo alla memoria di De La Serre. Scoprirò la verità. Magari ci riuscirai. Ti sei dimostrato un vero assassino oggi. E un vero assassino ha bisogno di armi adeguate. Quindi la lama nascosta e le bombe fumogene non erano niente, eh? La lama fantasma. Una piccola miglioria rispetto alla lama degli assassini. Ovunque andrai ti permetterà di evitare il contatto col nemico. Bene. Assassino. Il consiglio ti incarica di andare alla corte dei miracoli. Trova l'agente templare Roi de Thun. Scopri i suoi segreti e dagli la pace. Bene, molto bene. Allora, premi sinistra per selezionare la lama fantasma. Una volta equipaggiata, premi LB per il colpo rapido. Tieni premuto LB per mirare e premi RT per sparare. La lama del furore spinge i nemici ad attaccare i loro alleati. Puoi acquistare nuove lame nella rivendita. Porco cane, sempre meglio ragazzi. Sempre più potenziamenti, sempre più armette. E la cosa non mi dispiace affatto, anzi va proprio da paura. Andiamo. Penso che dobbiamo uscire da qua, eh? Dobbiamo andare a prendere questo tizio. Ok, interagisci, usciamo da qui e andiamo. Così ci spariamo la prossima missioncina. Speriamo che non sia difficilissima, perché purtroppo devo fare un po' di potenziamenti, però speriamo un po', speriamo bene sinceramente. Che se no cominciano a essere rogne. Quindi, a quanto ho capito, Sivère aveva un complice, quindi bella rogna. Pensavo di aver dato sinceramente la giusta vendetta a De La Serre, invece col cavolo. Siamo rimasti belli fregati, c'è un altro tizio che ovviamente si ostacola tra noi e la nostra vendetta. Poi una volta sistemata questa cosa cominciamo a pensare anche un attimo alla vendetta in merito al nostro padre. Ecco sempre questa missioncina cooperativa che bisogna sempre fare. Allora, la cosa sta di qua, quindi ci facciamo questa bella nuotatina. Andiamo. Siamo livello apprendista, bisogna cominciare un attimo a migliorare il nostro personaggio. Guardate che devasto il martello che ho comprato, guardate quanto è grosso. Fa dei danni assurdi, considerando la spada che vi posso dire da 1 a 10 mi dava sull'indicatore, che ne so, 1, mo perché nel senso non c'è stato l'indicatore, ma tipo come ampiezza. Il martello è tipo 5 volte più potente a ampiezza di danno, quindi la cosa è fantastica. Allora, dobbiamo andare da quest'altra parte, quindi
No, non ti far male. Perfetto, ok. Diamo una bella nuotatina e dirigiamoci verso la prossima missione. Là vedete le mie pistolette, vedete la cosa. Mo ci abbiamo pure la lama nascosta. Quindi una bella nuotatina. La cosa che mi manca un po' su questa Assassin's Creed Unity è tutta quella bella parte navale che stava su Black Flag. Mamma mia, quando andavo a fare quelle missioni per nave, tipo uno contro uno, battello contro, porco cane, che spettacolo. Tutte le varie flotte, era uno spettacolo, era tipo uno dei punti, secondo me, di forza di Assassin's Creed Black Flag. Veramente bello, fatto veramente bene quel pezzo navale. Allora, andiamo con il nostro assassino Arnaud a raggiungere la prossima missione della storia. Vediamo un po' che cosa accade. Andiamo. Perfetto. Ok. Via. Ah, ho sbloccato un'altra cosa che poi vedremo ovviamente nei video. Ho sbloccato lo scassinatore, cioè adesso questa cosa ci permette di poter aprire gli scrigni. Quindi la cosa è fantastica. Vediamo un po'. Oh, morto. Aspetta, vediamo un po', questo qua adesso... Oh, vedi? Vedi come muoiono subito? Perfetto, evento folla completato, presumo, andiamo a vedere. Oh, bello, coltellato proprio così. Dirigiamoci verso la prossima missione. Equipaggio l'abilità nella personalizzazione personaggio. Hai visto che devasto col martello? È tutta un'altra cosa, beh, ma quando si comprano le armi... buone, ci stanno certe da 5.000, poi vabbè, a salì ancora, proprio a go-go, una più grande di un'altra. Con l'occasione ho pure sbloccato, nel periodo che non siamo stati collegati, anche un mare di punti di osservazione. Se non sbaglio li ho fatti praticamente tutti quanti, quindi adesso abbiamo tutti i punti di osservazione sbloccati, quindi un vero e proprio spettacolo, meglio di così non si poteva fare. Così possiamo vedere tutte le missioni primarie, secondarie e via dicendo sulle mappe, e non ci serve più andare a sbloccare appunto questi punti. Erano veramente un botto, ma ha fatto penare quello che era a Versailles, perché a Versailles ce n'erano due, e col fatto che ne avevo tipo sbloccato già uno e si erano sbloccati tipo tutti i vari avvenimenti, non riuscivo a vedere il secondo. Quindi dico, ma che cacchio, perché non lo riesco a trovare? Sta andando bene? Cosa? Che qua chiacchierando. Oh, signor, e fammi passare. Su, c'ho da fa'. Qua ci aspettano. Ecco qua, siamo arrivati, eh. Ok, vediamo un po' sta missioncina. Oh, dove vai? Levate un po'. Missione molto difficile, vabbè. Il regno dei mendicanti. Nella corte dei miracoli si trova un agente dei templari che sa dove si nasconde il roi de Tan. Trova l'agente. La corte dei miracoli. Quindi dobbiamo scoprire, o meglio, dobbiamo far parlare questo personaggio. Speriamo che non ci siano tante rogne, però vabbè, stiamo col martello, mi sento tranquillo. La corte dei miracoli, 1791, 19 gennaio. Indaga nella corte dei miracoli. Allora, guardie non ce ne sono, che... come cosa non mi ha dato praticamente nessuno. Aspettiamo che si carichi. Oh cacchio. Ehi, fermati, dovrò buttarti le gambe. Signor, hai fretta, amico. Cacchio, vai, andiamo in aria, va, andiamo in alto. Ok, ti pareva che era troppo semplice la cosa. Ok, ancora non ho trovato né niente, però, Vai di qua. Aspettiamo che si carichi l'occhio del falco. Ancora niente. Ecco, là c'è qualcuno. Forse è il nostro uomo. Vai. Dove sta? Dentro a sto palazzo sta? Mi sta nominando. Allora, da dove si entra? Allora, scendi. Ok, piano.
piano. Eccoti qua, il tirapiedi del Roi de Thun. La touche. No! Porco cane! Oh, io non lo farò. Guarda. Bello, no? I bravi parigini fanno la carità più agli storpi che a chi è sano. Il Roi de Thun vede in questa insulsaggine un'ottima opportunità per motivare i suoi sottoposti meno abili. Quell'uomo ha perso un piede. Ora potresti irrompere là, causare scompiglio e far rintanare i ratti nelle loro tane. Oppure puoi nasconderti nella calca e seguire i ratti fino al loro re. In ogni caso, quell'uomo ha perso il piede. Finito. Portatelo alla clinica per la cauterizzazione e poi rispeditelo in strada. Forza, tirati su. Apprezzo il consiglio. Non ancora. Ma tu chi sei davvero? E perché mi aiuti? Oh, ti tengo d'occhio da un bel po', ormai, no? Ritengo mio sommo dovere soccorrere tutti coloro che sono stati incatenati con me alla Bastiglia. Ed è mio legittimo desiderio vedere il re dei ratti preso in trappola. Quanto al nome, hai davanti a te Donatien Alphonse François, Marchese de Sade. Vieni a farmi visita quando ti stancherai di questa feccia. Oh, gran bella scia. Buona fortuna. Grazie mille, Marchese de Sade. Perfetto. Allora. Di notte ormai. Sembra tranquillo. So dove sono i camini. Che camini? Vai, muori e zitto. Ok. Là ce ne stanno due. Allora, saliamo sopra, va. Penso sia il caso. È sempre più comodo salire in alto, che riusciamo a vedere cose che dal basso con tutta sta gente sarebbe un casino. Allora. Diavolo! Non vedo ancora nulla. Qua ancora guardie. Qua ancora guardie. Non vedo niente, ragazzi. Uccisioni con lama celata, con lama fantasma 02, pedina la touche. Ma dove sta? Lo sto girando questo pezzo. Non vedo niente di utile. Me lo sto girando. Aspettate, aspettate che deve finire l'effetto. Quello manco se ne sono accorti che io ho ammazzato l'amico. Che spettacolo. Quello in là. Ah, ancora guardie. Eccolo. Vieni qui. Ti prenderò a sberle fino a rincretinirti. Fermo, stronzo. Parlo con te. Muori, zitto. Vai, sali. Prendiamolo, su. Forza, zitto. Perfetto. Aia, chi è che mi spara? Che stanno a venire? Dai, 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 via. Dove stanno? Oh, eccoli. Su. Andate via. Ok, giallo. Dove sta la touche? Dai. Pedina la touche. 50 punti, credo. Benissimo. Oh, ce ne siamo sparati due con attimo, eh. Devo cercare di non sparare, non fa danni. Devo cercare di stare tranquillo. Devo riuscire a farla tranquilla la missione. Non devo fa danni. Mo già mi ero un attimo
Ok, enfatizzato. Ok, cerchiamo la touche. Come sei rispostato però. Ok, qua non ci sta. Sali sopra. Vai, vai. Vai, vai Arnaud. Arnaud, Arnaud. Sali, 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 sali. Vai, vai, vai. Vai. Perfetto. Qua che è? Oggetto da raccogliere. Coccarde, 1 di 15 in questo quartiere. Qua non c'è sta niente, eh? Allora, ce la facciamo a saltare di qua? Vai giù. Ok. Tre nemici. Non facciamo cretinate. Ok. Perfetto. Vai qua. Sali. Sali, sali Arno, sali Arno, sali Arno. Vai, vai, vai. Dobbiamo trovare la touche. Vai, sali. Ok, perfetto. Ora andiamo qua. Avevamo trovato prima. Peccato quel degenero là sui tetti. Ok, vai qua. Aspetta che ancora ne è ora. Oh cacchio. Aspetta. Proviamo un po' sta lama gelata. Ok, muori. Perfetto. Ma penso ha sparato la pistola, eh. Manca ha sparato la cosa. Qua sotto nemici. Nemici, nemici, nemici. E della touche ne manco l'ombra. Ok, andiamo di là. Perfetto. Lo so che sta in una zona vietata. Cacchio. Che è tutta sta gente qua sopra? Sali. Dove è andato quello? Dove sei andato? Forza. No. Bam. Muori. Perfetto. Vedina la touche. Dove sta però? Qua non c'è. Aspetta. Questo che deve fare? Ok. Ok. Forza. Muori. No. No. Tienilo. Tienilo. Bravo. Bravo Arnaud. Ok. Già col martello è tutta un'altra cosa. Solo che dovrei riuscire ad evitarli. Perfetto. Perfetto. E questi sono fatti secchi. Su, su, su. Bene. Bene. Uova. Allora, medicine al massimo. Di qua. Dove cacchio sta la touche? Che non lo riesco a trovare. Aspetta che mo me faccio questo. Piano piano. Vai. Dai, ce la fai? Ok. E muori. Assassino in volo. Perfetto. Benissimo. Salta. Vai la touche, dove sei? Esci fuori amico la touche, ti prego. Eccolo, visto. Portatelo dentro, presto. Qualcosa non quadra. È morto, signore. Allora gettatelo nel canale di scolo ed entrate. Nuovo obiettivo, trova la touche. Allora, ragazzi, facciamo una cosa, fermiamoci qui e nel prossimo video andiamo a cercare la touche. Al prossimo video con Assassin's Creed Unity.